Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qua, è iniziata finalmente la stagione del Napoli 2024-2025 e inizia in questo modo. Gesù Cristo ragazzi, è la prima partita dell'anno, la prima partita ufficiale del Napoli e già mi volete morto. In Coppa Italia contro il Modena ai 32esimi di Coppa Italia, perfetto, va bene. Perfetto, comunque ragazzi, nonostante la sofferenza, le emozioni, salvo solamente la qualificazione. Salvo soltanto la qualificazione, ragazzi. C'è molto da migliorare, il gioco va migliorato. Manca lucidità e questo si sapeva già. Dobbiamo intervenire sul mercato, ma adesso non parliamo di mercato. Quando qua è caduto, mannaggia. Scusate perché c'ho il ventilatore qua. Un caldo della madonza. Dio mio ragazzi, Dio mio, e come iniziamo bene la stagione. Ah, almeno abbiamo evitato una figura di merda, ma già andando sui rigori col Modena è una figura di merda, con tutto il rispetto per il Modena, per carità di Dio, ma è comunque una figura di merda. Il Modena ha fatto comunque la sua partita, ha puntato ai calci di rigore e ce l'ha fatta per 90 minuti, ha fatto la sua partita onesta, ok, ok. Noi invece ragazzi dobbiamo migliorare, ragazzi, dobbiamo migliorare. Raspadori cortesemente, prima punta, lo vedevo anche l'anno scorso. Allora, io non so cosa cazzo devo fare per farvi capire che Raspadori prima punta non va bene. Non va bene ragazzi, Raspadori prima punta. Raspadori ragazzi ha fatto una partita, una partita incommentabile. Anch'issà camminava in mezzo a campo, anch'issà non mi è piaciuto, non mi è proprio piaciuto anch'issà. Raspadori che tra l'altro si era anche lamentato là per l'ultimo passaggio, per il fatto di non essere andato là sotto porta, e si lamenta quando lui prima in un'occasione ha voluto palla e nessuno gliel'ha data e poi si lamenta. Ma ha tutti i torti, ma comunque ha fatto una partita. Ma veramente ragazzi, io salvo soltanto la qualificazione, basta. Basta, i rigori. I rigori, Meret ragazzi, noi possiamo chiedere scusa a Meret, ok? Meret che lo sappiamo che con i piedi è quello che è, con i piedi sembra John Swanson dei Griffin. A parare i rigori non sarebbe male, oh, è un ottimo parare i rigori Meret, eh. Però con i piedi ragazzi, a noi serve un portiere che è forte sia con i piedi che con le mani. E Meret soltanto con le mani e coi piedi deve migliorare un po' ragazzi, secondo me. Poi non è neanche male Meret, anche se ammetto di essere uno di quelli che vuole che se ne andasse, ma inizia così la nuova avventura di Conte sulla panchina del Napoli. Inizia l'avventura del Napoli di Conte. Insomma, otteniamo il passaggio del turno affrontando la vincente di Parma-Palermo. Vediamo un po' chi è. E la vincente affronterà la Lazio, se non sbaglio, agli ottavi di finale. E io, ragazzi, come già vi ho detto, salvo solo la qualificazione, non sono tanto felice, sinceramente. Ho detto, c'è molto da migliorare su tutti i punti di vista, secondo me. Però la grinta, diciamo che la grinta e la voglia c'è stata, però ragazzi manca sempre quella lucidità. Poi si vede che ragazzi la squadra con la preparazione di Conte, i giocatori sono così così, però ragazzi non è che, cioè, può essere anche una scusante se non, poteva anche essere una scusante se non passavamo il turno, però ragazzi col Modena pochi cazzi dovevi vincere per forza per evitare la prima figura di merda dell'anno. Comunque ai rigori la spuntiamo noi. Ai rigori la spuntiamo noi. Meret pare rigore decisivo. Kvaratskhelia segna il quarto rigore. C'è stato il rischio di il rischio di andare sul 3-2 per il Modena. Però noi con la parata di Meret e poi con il rigore di Simeone, poi il Modena che segna. Il Modena che tra l'altro le occasioni che ha avuto, le occasioni che ha avuto nei tempi regolamentari, insomma nei 90 minuti diciamo così, perché i tempi supplementari non ci sono stati giustamente,
ha avuto quell'occasione con Palumbo e un'altra sempre con Palumbo. Palumbo che ha segnato il primo rigore del Modena, lui tra l'altro ragazzo di Scampia. E l'occasione più nitida che ha avuto Palumbo è stata quella con l'assist di non ricordo chi. E Palumbo col sinistro colpisce il palo al 32esimo del primo tempo. Noi le occasioni, allora, quella più nitida nel primo tempo, quella più limpida è stata quella con Politano da fuori area, parata del portiere Gagno, se non ricordo male si chiama così. E poi nel secondo tempo, ragazzi, 65 minuti senza una prima punta, detto orribile. Giusto negli ultimi 20 minuti abbiamo fatto qualcosina in più con l'aggiunta di Simeone, un po' più pericolosi siamo stati, però è mancato sempre il gol, ragazzi. E su questo ragazzi c'è da migliorare, ma infatti c'è da migliorare su tutto, ragazzi, su tutto. Speriamo di prendere Lukaku, che okay, se ritorna come era all'Inter sicuramente sarebbe utile per noi. Era una bestia Lukaku all'Inter, c'era Conte con lui, a caso. Lukaku che verrebbe anche se non vendessimo Osimhen. Osimhen che vorrebbe andare via, se ne vuole andare via. Bene. E poi ragazzi, visto che il Modena ha fatto la sua partita col Pullman, l'unica soluzione che avevi era il tiro da fuori area oppure quei piccoli passaggi, insomma, visto che giocavamo con Raspadori, gioco dal basso, palloni bassi, poi con Simeone palloni alti. E niente ragazzi, c'è da migliorare in tutto, ragazzi, c'è da migliorare in tutto. Bisogna agire per forza sul mercato, come ho detto prima, e si spera di migliorare. Prendiamo sto Gilmour, prendiamo Lukaku, Lukaku che serve anche per il gioco di Conte, perché il gioco di Conte consiste nel fare sponde, e Lukaku sembra l'uomo giusto. Infatti serve qualcuno che faccia la sponda lì in avanti, che faccia salire in alto la squadra, come ha fatto proprio Lukaku a Roma, all'Inter, l'aveva fatto anche, se non sbaglio, al Manchester United e anche all'Everton, se non sbaglio ho giocato anche lì. Sarebbe forse Lukaku, ragazzi. Poi rigore, ho detto tutto. Il video post partita di Napoli-Modena può finire qua. Non ho nient'altro da dire, salvo soltanto la qualificazione e basta. Che cosa ne pensate di questa partita? Scrivete nei commenti e fatemi sapere. Io adesso vado, ragazzi, e ci vediamo con il post partita di Verona-Napoli, e speriamo di iniziare bene anche il campionato. Abbiamo due competizioni quest'anno, il campionato, anche se l'obiettivo è centrare i primi quattro posti e non lo scudetto, ricordiamocelo, e la Coppa Italia. Però ragazzi, vedendo la Juventus che ok ha fatto delle amichevoli così così, però quello che conta di più è quelle che contano di più sono le partite di campionato. Lì la Juventus, vabbè, sappiamo già, l'Inter pure, ci metto anche il Milan, che anche se a Fonseca non è da sottovalutare. Fonseca ok, non sarà tutto sto gran fenomeno, però malaccio non è. E insomma, ci metto anche la Roma. E ce ne stanno di squadre che possono vincere la Coppa Italia, l'Atalanta che ne aveva vinta una tanto tempo fa, ci metto anche quella. Poi per lo scudetto sicuramente se la vedranno la Juventus, l'Inter, noi che abbiamo soltanto una partita, abbiamo soltanto il campionato, quindi una partita a settimana. Vediamo, noi non lo vinciamo, ma tra le prime quattro sicuramente ci arriviamo. Poi se non ci arriviamo è un fallimento, ragazzi, è veramente un fallimento. Potrei anche accontentarmi un pochino del quinto posto, L'importante è che non arriviamo
noni o decimi come l'anno scorso, perché a fare i 32esimi di Coppa Italia io non ci sto. Non ci sto proprio, ragazzi. Non ci sto proprio. Il video finisce qua e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, auguro a tutti quanti voi un buon proseguimento di serata. Se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi, è gratis, non vi costa niente. Mettete like se il video vi è piaciuto, se non mi dilungo tanto, tanto prima se volete commentare o no. E ci vediamo con Verona Napoli. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti quanti e sempre forza Napoli.